Onorevole Sardone, per l'ID, prego. Grazie. La strategia Farm to Fork ha sicuramente obiettivi ambiziosi, ma devo dire che ha anche molte criticità, che fondamentalmente penalizzerebbero modelli alimentari come la dieta mediterranea e prodotti di eccellenza come quelli del Made in Italy. Abbiamo inoltre un po' di dubbi sulla vostra idea di agricoltori e produttori, che sono un po' in versione guardiani del clima. Non dimentichiamo che la Commissione non ha presentato un'analisi di impatto. C'è però uno studio del Dipartimento americano dell'agricoltura che prevede che con l'implementazione del Farm to Fork si ridurrebbe la produzione agroalimentare europea del 12%, invece i prezzi al consumo aumenterebbero del 20%. Inoltre, tra i punti del documento c'è ancora, e mi dispiace, l'obiettivo di un'etichettatura uniforme su prodotti, dividendoli in sani e non sani. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze al sistema a semaforo del Nutri-Score, che è un sistema fuorviante, discriminatorio e incompleto, e che di fatto finisce per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle nostre tavole a favore di prodotti artificiali. Si rischia di promuovere cibi spazzatura e di sfavorire l'olio extravergine d'oliva, il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma. Attenzione inoltre ai passaggi in cui si dice che la scelta alimentare sana e sostenibile deve essere accessibile. Se accessibile vuol dire economica, noi siamo contrari perché la qualità ha un prezzo e ha un prezzo ovviamente perché costa la lavorazione complessa e diciamo, la filiera deve avere una giusta remunerazione. Siamo inoltre contrari ai pregiudizi nei confronti degli alimenti di origine animale, che vengono dipinti come il male assoluto. Concludo ribadendo la nostra contrarietà a tentativi di favorire stili alimentari che negano l'utilizzo di determinati prodotti e nutrienti. Se volete penalizzare, e concludo, senza alcuna evidenza alimentare, alcuni modelli come per esempio quelli della dieta mediterranea, noi saremo contrari perché rappresenta la nostra cultura, la nostra tradizione e siamo, diciamo, pienamente convinti che sia pienamente salutare. Grazie.